Radio 00. No, doppio 0. Ah, se non 00. E noi come la farina è brutta. Ah, 00 è brutta. Vabbè, radio doppio 0. Come la farina è brutta, la farina se la mangia tutti. Radio doppio 0. Radio doppio 0. Suona ciò che ami. Più suona e più la ami. Il gradito ospite di questa sera è Alessio Giannone, o meglio Pinuccio, da Striscia la Notizia. Allora, io avevo pensato ad un'intervista seria, ma non so se riesco a farla. Senti, c'è stata la presentazione del tuo libro qui alla Galleria Nazionale della Puglia. Trump, Melania, tu, un viaggio irreale e surreale, ci accompagni in questo viaggio? Surreale, ma non tanto, diciamo. Ho fatto questo viaggio con la famiglia presidenziale degli Stati Uniti, poi ci ha raggiunto pure la figlia Ivanka, che voi sapete perché si chiama Ivanka, perché la mamma si chiama Ivana e la figlia è chiamata Ivanka. Quindi tu sei sposato? Yes. Come si chiama tua moglie? Silvia. Silvanka la figlia deve essere. Okay. E quindi abbiamo fatto questo viaggio per la Puglia, dove io volevo far vedere tutte le, insomma, le cose belle della Puglia, però in realtà poi Trump si è fermato a vedere quelle brutte e è venuto, insomma, un viaggio tra i luoghi brutti della Puglia, e non solo della Puglia, però sostanzialmente della Puglia. Senti, ma perché proprio Trump e non un qualsiasi altro personaggio in voga in questo momento? Beh, perché Trump un po' è quello di il personaggio un po' più discusso in questo momento, anche perché lui è particolare, se deve bombardare qualcuno non è che fa una riunione politica, lo scrive sopra Twitter, diciamo, è un po' particolare. E un po' anche perché, da un punto di vista proprio teatrale, è un personaggio. Cioè, se tu dici Macron, mi ha preso, non so neanche chi è Macron, com'è, com'è fatto. Invece Trump, poi, insomma, comunque è presidente forse della nazione che conta di più, insieme alla Russia, anche la Cina, se non lo dice nessuno. E quindi proprio per questo suo carattere un po' particolare, ho deciso, anche perché poi a un certo punto l'anno scorso si diceva che veramente doveva venire in Puglia perché c'era un matrimonio di amici americani, insomma ho colto, insomma, ho unito un po' le cose. Senti, nel libro ci sono vari spaccati della tua vita vera e propria. Dentro c'è un po' di speranza in una situazione migliore della vita? Beh sì, sicuramente la speranza sono i giovani. Sono i giovani a cui dobbiamo dire, far capire quello che abbiamo fatto di brutto, perché tutti l'abbiamo fatto, non lo so tu ma io sì, e quindi dire loro che, insomma, magari dare loro un percorso diverso. La speranza sono, insomma, le nuove generazioni. Noi ormai, insomma, quel che abbiamo fatto, più o meno abbiamo fatto, non credo che vedremo la ripresa di questo paese, cerchiamo di farlo vedere a loro. Senti, sei al cinema con il film, sì, di Gennaro Annunziante, hai fatto teatro, hai fatto, fai televisione, gommista, hai scritto il libro, che cosa ti diverte più fare? Beh, sono tutte cose, il web mi piace, mi continua a piacere molto perché è uno spazio libero dove fai, ti svegli la mattina e fai una cosa. Però, diciamo, il libro è stata una bella scoperta perché per me è stato un gioco mettermi alla prova, poi la TV, diciamo, è una cosa un po' più seria, anche se io lì pure faccio un buco di trimone, però diciamo un po' più seria, lì si occupa, insomma, poi in un programma come Striscia che è rivolto alle famiglie, insomma, tu che fai televisione sai, no, ti devi rivolgere in un certo modo per far capire le cose, di stare attenti ai bambini, eccetera eccetera. Il teatro rimane sempre la cosa che ho sempre fatto, adesso un po' fermo, però riprenderò, cioè lì è bello perché tu c'hai il pubblico di fronte, quindi lo capisci, se non ci piace lo capisci subito. E poi vabbè, Gennaro Annunziante, il film, cioè Gennaro Annunziante che ti chiama a fare il film, e cioè a Bari sta San Nicola, Cassano e Gennaro Annunziante. Quindi voglio dire, è come se mi chiama San Nicola a dire fai il vescovo, o Cassano giochiamo a pallone insieme. Cioè, quindi, che cosa si vuole dire? Insomma, è stata una bellissima esperienza. Senti, ti faccio ultime due domande, una seria e una meno. Perché queste erano serie? Quelle? No, e infatti noi avevamo deciso di non fare domande serie. Allora, la domanda meno seria è, Sabino, è la tua seconda coscienza? Una persona reale? Una speranza? Che cos'è? Chi è Sabino? Sabino è quello che mette il punto alle cose. Cioè che dici tu, è inutile che fai tutti questi ragionamenti, la cosa è così. Cioè che ti mette in faccia la realtà e te lo dice, quindi poi tu devi dire, ah sì, hai ragione, forse, insomma, è coscienza, però, diciamo, per come si esprime non direi proprio la coscienza, cioè non è un grillo parlante, diciamo, è più una magnotta parlante, cioè uno scarafaggio. Quindi che ti dice proprio la cosa e ti pone davanti alla realtà. Cosa che, insomma, dovremmo fare tutti quanti, però spesso lo facciamo perché qualcuno ce lo dice. Sabino è così per me. E poi la domanda... Quella domanda seria, un po' più seria. Allora, stasera abbiamo parlato di tante situazioni che ci sono a Bari, in Puglia, situazioni abbastanza... Ma stiamo veramente messi così male? Io purtroppo, o per fortuna, non lo so, occupandomi di cose brutte, alla fine faccio quello, però ci sono tante cose belle, solo che, insomma, Bitonto, quello che ha vissuto di recente... È una cosa che poi di fronte a tutta questa bellezza, che siamo qui in un posto meraviglioso, pensi a quell'episodio e la bilancia è sempre spostata verso quell'episodio.
è brutto da dire, ma è così. E quindi ce le abbiamo le cose brutte, dobbiamo solo partecipare tutti quanti affinché insomma queste cose non accadano, ma dalla malavita all'inquinamento, insomma, ad alcuni atteggiamenti poco civili dei cittadini, dobbiamo partecipare tutti quanti, altrimenti tutto quello che di bello abbiamo viene meno quando accadono cose che non dovrebbero accadere. Senti, io non svelo la fine del libro, ma voglio chiederti, hai intenzione di scriverne un altro? Guarda, veramente, non essendo il mio mestiere, non è che insomma voglio scrivere libri ogni anno, però mi hanno detto che Barbara D'Urso ne ha scritti 11. Io almeno a 9 posso arrivare. Però tu non sei Barbara D'Urso, cioè, visto... lo so, avresti un atteggiamento diverso se fossi Barbara D'Urso, però diciamo, per me è stato un gioco. Se ci sarà la possibilità un domani di farlo, in realtà l'idea ce l'ho già, però adesso piano capiamo, devo fare altro. Ti lasciamo andare, grazie. Grazie a voi e a Radio 00. No, doppio 0. Ah, Radio 00. E noi come la farina è brutta. Ah, 00 brutta. Vabbè, Radio doppio 0. Come la farina è brutta, la farina se la mangia tutti. Grazie a tutti. Radio doppio 0. Radio doppio 0. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.